Pellegrini, maschere, opere contemporanee che hanno il sapore di innovazione e creatività. La fondazione tedesca WAF torna in Italia, al Macro di Roma, per premiare i giovani talenti dell'arte italiana Under 40. Il comitato scientifico della fondazione da sempre segue percorsi artistici italiani per portarli in terra tedesca, nelle principali città della Germania. Uno scambio di prospettive, un confronto che ogni anno valorizza i contributi creativi assegnando un premio principale da 15.000 euro e altri due da 5.000 ciascuno. Vogliamo fare questa ponte tra Italia e Germania, sì, e mostrare in Germania soprattutto come è la situazione della creatività giovane in Italia. Durante l'inaugurazione della mostra, esperti e non hanno potuto visionare le opere in concorso, modi di vivere l'arte completamente diversi, appartenenti a due nazioni dell'Europa centrale. La Fondazione WAF non si limita a prestare ai musei tedeschi e italiani le opere della sua ricca e pregiata collezione di arte del XX e XXI secolo, ma ogni anno si impegna a pubblicare testi scientifici, a valorizzare e introdurre nella propria collezione opere che si siano distinte per particolare merito.